La votazione. La Camera approva. Siamo all'articolo 14. Il relatore di maggioranza. Parere sugli emendamenti all'articolo 14 è contrario. Relatore di minoranza. 14.1 Gianluca Pini, Bosso e Guidesi e altri, favorevole. 14.50 Meloni Rampelli, favorevole. 14.51 Meloni Rampelli, favorevole. E 14.52 sempre Meloni Rampelli, sempre favorevole. Governo. Conforme al relatore in maggioranza, Presidente. Grazie. 14.1 Gianluca Pini, prego. Grazie Presidente. L'emendamento è totalmente sostitutivo dell'articolo 14 perché l'esercizio di ipocrisia che il Partito Democratico ha cercato di rifilarci oggi anche con l'intervento della collega Morani qui viene smascherato totalmente, perché non solo vengono messe le briciole per questo fondo destinato alle vittime di reati violenti, ma addirittura vengono accorpati con quello che è il fondo per il fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Quindi non solo non viene istituito come invece chiediamo noi, un fondo specifico adeguatamente finanziato, non 2.600.000 euro che sono una miseria, che è probabilmente la benzina, anzi scusate, il cherosene che Renzi spende con il suo nuovo Air Force One per andare in giro per il mondo a farsi selfie. Ma addirittura, ripeto, non c'è neanche la dignità di avere un fondo specifico, così che le vittime della mafia e le vittime di reati violenti devono in qualche modo litigarsi questa miseria. Ora, noi non è che andiamo a spostare centinaia di milioni di euro, troviamo un fondo che vale almeno 15 milioni, perché questa è la stima che abbiamo fatto per il solo 2016 in prima applicazione, e abbiamo dato puntuale copertura a quello che è questo fondo di 15 milioni. Ma soprattutto, ripeto, è un fatto di dignità. Se si dice che da ora in avanti le vittime di reati violenti possono avere un indennizzo, ci vuole un fondo specifico, non una presa in giro che va a grattare soldi ad altre vittime di altri reati altrettanto mafiosi, perché sono perpetrati da esponenti mafiosi. Grazie. Contrario alla Commissione e al Governo. Favorevole al relatore di minoranza. Contrario al bilancio. Votazione aperta. Ci siamo? Montroni. Malpezzi. Antezza. Nicchi. La votazione è chiusa. La Camera respinge. 14.50 Meloni, contro la Commissione e il Governo, favorevole al relatore di minoranza, contro la bilancio, votazione aperta.